Buona giornata a tutti, rieccomi qui in trasmissione. Io sono Claudio Simeoni, conduce la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E questa è la seconda parte in cui parleremo di spiriti e dei. Vi ricordo che non rispondo alle telefonate per la prima parte, fino a che non ho finito, e verso le 8 prenderò in mano le telefonate. Allora, pronto? Vabbè. Allora, in questa trasmissione parleremo di paganesimo, poesista, spiriti e dei e andiamo avanti con la lettura che abbiamo incominciato l'altra volta. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Poeteisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bavo. Allora, in questa trasmissione, nella trasmissione precedente, abbiamo parlato di gli esseri di sola energia vitale che ci circondano, gli esseri di energia malati di morte, delle larve e di questi, e gli esseri di energia vitale detti alleati. Mentre invece oggi parleremo di un altro aspetto. Parleremo del doppio degli esseri viventi nella natura, che anche questo viene percepito come spiriti. Parleremo del corpo luminoso degli esseri della natura dopo la morte del corpo fisico. Le interazioni soggettive e interazioni sensitive con coscienze di sé in percezione alterata come l'essere sole, l'essere bosco, eccetera, e interazioni soggettive con i mondi degli esseri di sola energia vitale. E là ci fermeremo. Per cui questi saranno gli argomenti che tratteremo oggi. Allora, il doppio degli esseri viventi. A proposito, un'amica mi ha chiesto di dargli dei numeri. Vabbè. Allora, il numero degli iscritti sono 48. Pertanto, l'amica che mi ha telefonato per chiedermi quanti sono le persone iscritte, allora sappia che le persone iscritte sono 48. Ripeto ancora, 48 iscritti. Boh, detto questo. Parliamo del doppio degli esseri viventi della natura. Un aspetto dell'esistente, confondibile con gli esseri di sola energia vitale, sono i corpi di energia vitale di esseri della natura viventi. Questi corpi, che si possono muovere o retti dalla volontà e dagli intenti di chi li manifesta, e sono manifestazioni del potere di essere di streghe, stregoni, animali magici, piante magiche, oppure sono manifestazioni spontanee del corpo di energia vitale di un soggetto, cioè di un soggetto della natura, che staccatosi si muove spinto da intenti e volontà proprie in situazioni particolari o estemporanee. Normalmente questi corpi di energia vitale possono sia mantenere la stessa forma dell'essere della natura che li genera, o assumere una diversa forma, specie in quello sviluppato dall'essere umano, a seconda delle caratteristiche che vuole esprimere. La forma che viene presentata è il frutto dell'incontro fra il soggetto che esprime un corpo luminoso con quelle caratteristiche e il veggente che assiste. E riconoscendo gli intenti di colui che esprime il corpo luminoso, ne stabilisce razionalmente la forma descrivendola nel pensato della ragione. In altre parole, sono le qualità che il soggetto imprime al proprio corpo luminoso che determinano la forma dello stesso con cui apparire. Il riconoscimento di quella forma attraverso l'intuizione delle qualità impresse porta il veggente a vedere effettivamente quella forma. Normalmente le forme diverse, come un essere lupo, un essere coyote, un essere ape, un essere aquila, eccetera, sono espressi intenzionalmente dall'apprendista stregone o dall'apprendista strega. Quando il corpo luminoso è in forma umana, allora l'espressione dello stesso è quasi un atto spontaneo, anche se è comunque espressione del potere di essere di chi lo esprime. Presentare un corpo di sogno o un doppio in forma umana per un essere umano è molto più faticoso che non presentare un doppio o un corpo di sogno in forma di un essere ape, di un essere lupo. Entrambe le figure sono più piccole di quelle di un essere umano e richiedono una quantità minore di energia vitale, anche se sorretta da una più forte volontà, volontà di rappresentazione delle caratteristiche soggettive. Quasi tutte le apparizioni di fantasmi, di cui la letteratura e la cronaca sono piene,
quando non siano trucchi o allucinazioni, si tratta di percezione di corpi luminosi di individui che normalmente stanno sognando. Perché normalmente stanno sognando? Perché questa è la condizione più normale per liberare il corpo luminoso dalle costrizioni della ragione, dal suo razionalismo. È la condizione nella quale cessa il dialogo interno e le correnti vegetative dell'individuo prendono il sopravvento sulle preoccupazioni quotidiane della persona e più in generale della sua rigidità razionale si attenua. Qual è la relazione fra il corpo luminoso e gli esseri di sola energia vitale? Si dice corpo luminoso quando questo si muove nello spazio, comunque definito e percepito dalla ragione, lo stesso spazio in cui si muovono gli esseri di sola energia vitale. Gli esseri di sola energia vitale si tengono lontani da un corpo luminoso degli esseri della natura che si muove nel loro stesso spazio. Ogni corpo luminoso di ogni essere della natura, qualunque esso sia, è sempre più potente di quello di un essere di sola energia vitale all'interno della concezione del mondo della natura come l'abbiamo normalmente. Esistono esseri divenuti di sola energia vitale molto più potenti di quelli che ci circondano, ma vivono ad un tale livello di percezione attraverso una qualità soggettiva dei bisogni che non possono interferire con gli esseri sia della natura che esseri di sola energia vitale di cui noi siamo circondati. Ogni corpo luminoso di esseri della natura è molto più forte del corpo luminoso di esseri di sola energia vitale. Tutta la vita dell'essere della natura è un processo di costruzione del proprio corpo luminoso. Per costruzione del proprio corpo luminoso non si intende il suo campo vitale energetico, ma un processo di plasmatura, mescolatura, compattazione, manipolazione di tale campo al fine di portarlo a muoversi indipendente dal corpo fisico. Gli strumenti attraverso i quali avviene la plasmatura, la mescolatura, la compattazione del corpo luminoso sono quegli strumenti descritti nel crogiolo dello stregone, che implicano l'uso della volontà soggettiva e delle determinazioni, compattano e strutturano la psiche e gli intenti dell'individuo. Un processo di incubazione e crescita. Quando questo corpo inizia ad acquisire una sua autonomia, particolari condizioni possono proiettarlo fuori dal corpo fisico, in luoghi o in posti dove le affinità e i desideri soggettivi lo conducono. Normalmente quel corpo di energia vitale si limita ad osservare, percepire e muoversi. Normalmente non ha altre iniziative, a meno che non si tratti di corpi di energia vitale sotto forme diverse, prodotte intenzionalmente da apprendisti stregoni per sviluppare la loro conoscenza e la loro consapevolezza. Solo in quel caso il corpo di energia vitale diventa lo stregone che agisce, ma questo deve aver attraversato un processo di trasformazione soggettiva dove i bisogni del corpo fisico e i bisogni sociali sono spariti, sostituiti dai bisogni dell'intento come formazione e sviluppo del corpo luminoso. In altre parole, lo stregone può agire col corpo luminoso nell'oggettività in cui si muove la ragione soltanto se la sua ragione si è tolta dal centro del mondo, ha rinunciato ai propri bisogni di comando e di protagonismo e ha soggettivato i bisogni, i fini e l'intento del corpo luminoso. Pertanto i fini per cui agisce uno stregone non sono fini concettualmente concepibili dagli esseri umani che ancora vivono ancorati nella ragione, anche se il loro grado di sviluppo li ha portati a diventare apprendisti stregoni. Spesso, fra apprendisti stregoni e stregoni, si creano delle situazioni conflittuali proprio per il diverso grado di percezione della realtà e per i diversi progetti cui attendono. Difficilmente il comune sentire e percepire incontrerà corpi luminosi di stregoni o apprendisti stregoni. È molto più facile incontrare doppi di esseri umani che sognano, o più raramente doppi di animali magici, cioè gli apprendisti stregoni o gli esseri di potere di quella specie. Il corpo luminoso degli esseri della natura dopo la morte del corpo fisico. Attenzione, questo doppio, l'essere umano è ancora vivo, è ancora in vita, cioè gli animali magici sono ancora in vita, hanno ancora una loro ragione, un loro corpo fisico, mentre ora passiamo al corpo luminoso degli esseri della natura dopo la morte del corpo fisico. Per sviluppare questo discorso, noi dobbiamo presumere che l'essere umano di cui stiamo parlando
abbia attraversato l'intera esistenza costruendo se stesso ed abbia trasformato la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. All'atto della morte del corpo fisico, il corpo luminoso che assume su di sé la coscienza di sé dell'essere umano a cui ha appartenuto, viene privato di tutta la parte umana che lo ha sviluppato e costruito. Cosa significa questo? Significa che da un lato ha acquisito la somma e la pratica degli sforzi attraverso i quali è stato costruito, ma dall'altra perde la consapevolezza dell'oggettività in cui quegli sforzi sono stati fatti. Gli stregoni non a caso affermano che il mondo in cui viviamo è descrizione e forma che noi percepiamo ed organizziamo soggettivamente in base all'addestramento che noi diamo ai nostri sensi. Una volta che l'organizzazione determinata dalla soggettività fisica muore, muore anche la descrizione, muoiono le relazioni che ci hanno portato ad esistere. Muoiono quelli che comunemente vengono definiti i sentimenti, muore l'intera struttura della conoscenza nozionistica che abbiamo costruito. Che cosa resta della fase fisica? Restano gli sforzi che abbiamo messo in atto per costruire le relazioni, rimangono le manipolazioni della nostra struttura emozionale, rimane l'esperienza delle strategie che abbiamo messo in atto per soddisfare i nostri bisogni, rimane in ultima analisi l'attività di manipolazione soggettiva della nostra struttura energetica e la possibilità che è stata data a questa di svilupparsi. Detto questo, la struttura energetica che è stata partorita all'atto della morte del corpo fisico, una volta rotto il cordone ombelicale con la propria fisicità, non mantiene più nessun legame e affronta il mondo con la percezione e la descrizione dei sensi, fra virgolette, del corpo luminoso. Qui non è fra virgolette, ma significa questo. Il ricordo della fisicità è più vivo, almeno per il primo periodo dopo la morte del corpo fisico, negli stregoni, ma solo perché costoro hanno agito per molto tempo nell'oggettività fisica attraverso il loro corpo di energia. Anche questo ricordo tende a svanire quando più pressanti interessi li portano ad agire in altri mondi della percezione. Di quei ricordi non sanno che farsene, non sono legati al ricordo. Quando qualcuno dice: "Ho fatto una seduta spiritica e ho parlato col morto", potete tranquillamente parlare di truffa. Ma non tanto perché ha fatto una seduta spiritica o crede di aver parlato con una persona defunta, ma perché nessuna persona defunta che abbia costruito il proprio corpo di energia ha interesse o intento o sentimento per poter tornare a parlare con un vivo, cioè con un essere umano della natura. O è una proiezione soggettiva dell'individuo, o è un trucco di essere di sola energia vitale, al di là dei loro intenti, quando non è una truffa bella e buona. Per altri livelli, attraverso i quali si partorisce il proprio corpo luminoso con aggregazione all'essere terra, all'essere sole e all'essere natura, la perdita delle relazioni con la precedente vita fisica è ancora più totale. Anche se dopo la morte del corpo fisico un corpo di energia vitale ricorda ciò che fu, il suo ricordo tende a spegnersi in quanto i suoi interessi sono inchiamati altrove e quanto lo legava alla vita fisica è morto con la morte del corpo fisico. Esiste un livello di percezione soggettiva nel quale si può affermare che nell'essere luminoso partorito dalla morte del corpo fisico permane una memoria della vita fisica. Questa però va paragonata alla memoria infantile, la memoria dell'esperienza che il bambino fa nei primissimi giorni di vita e che se determina i meccanismi e le articolazioni emozionali della sua struttura, non è importante per il ricordo dei fatti e degli episodi. Non è importante definire in questo scritto il dopo morte del corpo fisico. È importante chiarire che non ci possono essere contatti o relazioni fra gli esseri umani mentre percorrono la vita fisica e gli esseri umani che hanno cessato la vita fisica. La soggettività, gli interessi e i bisogni con cui si rapportano col mondo che li circonda crea una separazione invalicabile. Una separazione che alcuni tendono ad annullare attraverso la descrizione delle esperienze di premorte avute in stati di coma da persone incidentate. Chi fa questi paragoni tende a dimenticare che quelle persone non sono morte,
ma tengono in piedi la relazione fra la percezione fisica, con tutto l'apparato di manipolazione sensoria, con la loro percezione del corpo luminoso, e che le sensazioni che ne ricevono sono un misto fra l'azione di sopravvivenza del corpo fisico e la cessazione o la limitazione della capacità di controllo della ragione. In altre parole, la situazione di premorte è una situazione di forte conflittualità, dove tutti i fattori concorrono per raggiungere il miglior risultato possibile, generando nello spettatore esterno un gran casino, specialmente quando tutto questo viene filtrato attraverso i suoi bisogni e le sue aspettative che ne determinano la sua interpretazione. Pertanto, nessuna relazione con corpi di energia vitali generati da esseri della natura morti. Non è possibile nessuna relazione. E passiamo al sesto punto. Interazioni soggettive e interazioni sensitive con coscienze di sé in percezione alterata, come l'essere sole, l'essere bosco, eccetera. L'essere umano vive... L'essere umano vive attraverso la ragione, la descrizione del circostante all'interno della quale costruisce la propria esistenza e attraverso questo il suo corpo luminoso. Anche se l'essere umano non ha costruito il suo corpo luminoso, egli dispone di tutta un'attrezzatura complessa attraverso la quale è in grado di uscire dalla descrizione e incontrare cose che non rientrano nella descrizione. Esempi di alterazione della percezione razionalmente dimostrabili si hanno attraverso l'uso di droghe o attraverso le cosiddette malattie mentali, come la schizofrenia. Uscire dalla descrizione della ragione rischia di distruggere l'individuo, a meno che questi non disponga di una forza autodisciplinante che gli consente di operare a livelli diversi della percezione, mantenendoli separati nella sua operatività. Autodisciplina del sentiero di stregoneria porta a dividere le rappresentazioni e a salvaguardare l'individuo da confusione mentale. Detto questo, possiamo prendere atto dell'esistenza di diversi livelli di percezione anche senza che l'individuo abbia sviluppato il proprio corpo luminoso. Possiamo prendere atto dell'esistenza di una realtà diversa dalla realtà descritta dalla ragione. Questa diversa realtà ci circonda, è immanente rispetto all'essere umano, ma è trascendente rispetto alla sua descrizione. Dove, per giungere ad una realtà diversa da quella descritta, è necessario uscire dalla descrizione della ragione e percepire la realtà in maniera diversa. Il circostante ci circonda esercitando le proprie determinazioni nello stesso modo in cui gli esseri umani esercitano le loro. Quando, per una ragione qualsiasi, scusate un attimo, ho perso il segno, è scritto in piccolissimo perché ci stia tutto, ho perso il segno. Quando per una ragione qualsiasi gli esseri umani alterano la percezione, incontrano quello stesso circostante che nella ragione era muto, in quanto forma e descrizione, come ente cosciente ed agente anche nei loro confronti. Scoprono, in altre parole, che non solo gli esseri umani che esercitano le loro determinazioni nei confronti del mondo circostante, ma anche il mondo circostante esercita le sue determinazioni sia nel suo circostante sia nei confronti degli esseri umani che sono parte del suo circostante. Questa scoperta, quando l'essere umano non è un apprendista stregone o un pagano politeista, arriva immediatamente colpendo l'essere umano e costringendo la sua ragione ad interpretare quanto percepisce. Nell'interpretare la ragione descrive quanto incontra come un essere divino, diverso dall'essere umano. Scusate un attimo, ci ho perso ancora il segno un'altra volta. Diverso dall'essere umano che per aver la forza di costringerlo a prendere atto della sua presenza deve essere necessariamente più forte e più grande dell'essere umano stesso.
Normalmente questa presa d'atto immediata, forte e totale, avviene quando l'essere umano è stanco, febbricitato, sotto effetto di alcol, droghe o stati psicici dovuti a sbalzi di energia del suo corpo o anche per tensione sessuale insoddisfatta. Quanto si presenta alla sua ragione diventa quasi sempre un qualche cosa davanti al quale mettersi in ginocchio. Non sono gli esseri di sua energia vitale malati di morte. La loro visione suscita sempre orrore e disprezzo. Il disprezzo è lo stesso sentimento che loro hanno nei confronti degli esseri umani che reputano bestiame d'allevamento. Ciò che appare in quel momento sono enti divini che hanno anche nella forma e nella descrizione una rappresentazione. Possono essere le fonti, il bosco, esseri vegetali, esseri animali, l'essere sole, l'essere luna o l'essere terra. Sono forme divine molto vicine a noi, forme divine che magari guardiamo tutti i giorni senza riconoscerne la coscienza di sé, perché nella descrizione che noi diamo di loro, queste non hanno né coscienza di sé né proprie determinazioni. Soltanto quando alteriamo la percezione riusciamo ad incontrarle. La descrizione degli esseri umani, che non è allenata a togliersi dal centro del mondo, non riconosce queste visioni o queste percezioni come proprie di oggetti che lei incontra che lei normalmente descrive. Non è in grado di dire: questa è la coscienza di sé dell'essere fiume, questa è la coscienza di sé dell'essere vallata, ma deve rivestire quella percezione di una forma che sia conforme a quanto ella riesce a tollerare. Ed ecco che la coscienza di sé fonte appare come una fanciulla per chi ha subito un sistema educazionale, o diventa la Madonna per chi ne ha subito un altro. La ragione tollera questa forma descrittiva perché appartiene alla forma della sua descrizione e l'adatta per trasferire quanto l'individuo percepisce all'interno della propria descrizione. Pertanto, la traduzione della percezione può diventare: ho visto mia sorella morta, oppure ho visto la ninfa, oppure ho visto la Madonna, oppure ho visto la moglie di Maometto. Il condizionamento educazionale determina la qualità della visione. In realtà, alterando la percezione, si è avuto un contatto con la coscienza di sé del luogo, tradotta nell'immagine imposta dal condizionamento educazionale che si è subito. Un pagano politeista o un apprendista stregone hanno sempre relazioni col mondo circostante e anche quando non hanno relazioni, introducono nel proprio pensiero l'idea che il mondo circostante sia ente vivente, cosciente e consapevole, che esercita le sue determinazioni, e allora le immagini che la ragione userà per rivestire il percepito non saranno volte alla sottomissione, ma saranno immagini che consentiranno, attraverso la qualità simbolica della rappresentazione, di comprendere quale ente che ci circonda è entrato nella nostra percezione. Ad esempio, a me succede che quando vedo una fanciulla o un uomo con molto verde, so per certo che si tratta della coscienza di sé degli esseri alberi o degli esseri vegetali. In generale, mentre quando la fanciulla o l'uomo sono di colore sul rosso, so che si tratta di esseri animali, predatori. Mentre quando il rosso del colore sbiadisce su tonalità rosa-verde, so che si tratta di coscienze di sé relative ad essere animali erbivori, perché li vedo sotto forma di esseri umani, perché li riconosco uguali a me. Coscienze di sé che si espandono. I simboli delle rappresentazioni mi indicano alcune cose che non è necessario che le riconosca tutte, è importante soltanto la relazione che in quella frazione di tempo si stabilisce. Chiunque vede questo tipo di rappresentazione è convinto, se non ha avuto un'adeguata preparazione religiosa, di trovarsi davanti ad uno spirito potente e ritiene suo dovere mettersi in ginocchio. Il mettersi in ginocchio non è imposto dalla visione, ma dal condizionamento educazionale che quell'essere umano ha subito. A mettere in ginocchio l'essere umano davanti a quella visione è quanto la ragione ha imposto all'essere umano di credere. Quel credere a quella cosa come superiore apre le porte agli esseri di sola energia vitale ammalati di morte. Costoro,
prendono l'accettazione alla sottomissione per sottomettere ulteriormente l'essere umano e per poter disporre della sua energia vitale. Cosa fa un apprendista stregone o un pagano politeista quando ha una visione di quel tipo? La adora dal punto di vista del paganesimo politeista, cioè ci parla, ci ride, ci scherza. Quando quella visione si presenta ad un pagano politeista, significa che egli ha già interiorizzato, soggettivando, la coscienza di sé di cui quella visione è espressione. E passiamo al settimo punto. Il settimo e per oggi ultimo punto, che è l'interazione soggettiva con i mondi degli esseri di sola energia vitale. Ricordatevi sempre, nel paganesimo il mondo è una descrizione, cioè la fine del mondo è la fine della descrizione, non la fine della fisicità del mondo o della sua energia. Se le coscienze di sé degli esseri della natura sono immanenti rispetto all'essere umano, ma trascendenti rispetto alla sua ragione, gli esseri di sola energia vitale vivono in un sistema percettivo diverso da quello dell'essere della natura. Ci circondano, ma ci circondano da un'angolazione visiva e percettiva diversa. È come se noi descriviamo il mondo con i cinque sensi che conosciamo, mentre essi descrivessero il mondo attraverso, non so, per fare un esempio, la percezione e la visione delle onde radio emesse dal circostante. Negli esseri umani è contenuta la capacità di vedere il mondo come viene visto dagli esseri di sola energia vitale e possiamo vederlo come lo vedono loro, alterando in modo particolare la nostra percezione. Questo succede molto facilmente attraverso il sognare. Quando vi trovate in mondi bui, per esempio, o i sogni circondati da molto nero, nella quale un particolare è circondato dal nero, quello è quasi sempre un mondo, il mondo degli esseri di sola energia vitale. I mondi bui spesso sono mondi degli esseri di sola energia. Procurano paura quando il mondo vibra in maniera diversa da noi, mentre ci rassicura quando le vibrazioni sono in sintonia, e anche le immagini. Per far questo è come se noi riducessimo la nostra visione del mondo cambiando angolazione. Dal momento che noi non ci siamo strutturati per agire in quella dimensione, diventiamo loro preda. Diventiamo loro preda in maniera diversa da come siamo preda con gli esseri che si cibano di energia vitale stagnata. Diventiamo una preda di consapevolezza, una fonte di consapevolezza dalla quale loro possono attingere. Per loro diventiamo una specie di animali da laboratorio che devono essere studiati. Ci invitano a restare nel loro mondo, per noi scuro, lusingandoci e proponendoci una sicurezza soggettiva in contrapposizione alla precarietà dell'esistenza nel quotidiano. Per difendersi c'è solo l'esercizio della volontà manifestato nella vita quotidiana, cioè c'è solo l'abitudine alla libertà soggettiva e all'indipendenza, c'è solo la temerarietà davanti alla vita. Il potere di essere che sviluppiamo nel quotidiano è la migliore arma di difesa per i viaggiatori che percorrono questi mondi della percezione. Ci sono altri mondi simili a questi e sono quelli sui quali le varie specie hanno accentrato la loro attenzione. Ad esempio, gli esseri vegetali si muovono esprimendo delle determinazioni loro all'interno della loro specie e hanno una loro visione del mondo. Noi ci relazioniamo attraverso la forma e quando alteriamo la percezione ne individuiamo la coscienza di sé, ma nella loro quotidianità hanno una visione di percezione della realtà che è descrizione soggettiva attraverso il loro immediato sentire, vedere e percepire, che ha ben poco della descrizione del mondo degli esseri umani ottenuta coi loro sensi. Basta pensare alle specie animali che ci circondano e delle quali noi possiamo conoscere, sia pure in minima parte, la loro capacità di leggere il mondo circostante, anche se è simile alla nostra, si distacca in molti aspetti. Se avete visto qualche documentario animale su come un'ape vede il mondo, vi potete fare un'idea. Ogni mondo, ogni specie... Ciao! Ogni mondo di ogni specie è oggetto divino in sé. Questo oggetto divino in sé è determinato dall'oggettività in cui la specie vive,
dalla sua capacità di descrizione, determinazione e adattamento attuato. Si può dire che esistono tanti mondi quante sono le specie dei viventi, e si può dire che dentro di noi ci sono tanti mondi quante sono le descrizioni che la nostra specie ha costruito fin dal giorno in cui è uscita dal brodo primordiale. Ricordate, quando siamo usciti dal brodo primordiale per la prima volta, non avevamo gli occhi, il naso, la bocca, cioè non eravamo una cellula sola. Come descrivevamo allora il mondo? Ce l'abbiamo ancora dentro. Con tutta la capacità percettiva, a seconda di dove è stata in grado di fissare la sua attenzione. Quando noi entriamo in un mondo degli esseri di sola energia vitale, non è che entriamo in quel mondo, ma percepiamo il mondo come lo percepiscono loro e in quel momento entriamo in comunicazione diretta con loro. Questo vale anche per gli esseri vegetali, non è la stessa cosa di percepire la coscienza di sé, dell'oggetto con cui si entra in relazione, ma è una specie di vibrare assieme che può non percepire la coscienza di sé in quanto tale, ma solo la parte della sua ragione, cioè la sua parte di descrizione del mondo. Si agisce in questi mondi con le armi che si sono forgiate nel proprio quotidiano, con la volontà e la determinazione che si è costruita nel quotidiano, con l'amore per la libertà che si è costruita nel quotidiano, con l'amore per l'indipendenza soggettiva che si è costruita nel quotidiano. Quando si agisce in quei mondi della percezione, dal momento che noi manteniamo comunque la descrizione della nostra fisicità, si agisce come se l'ente con cui ci si rapporta fosse uno di noi. Anche se siamo in un mondo buio degli esseri di sola energia vitale e questi non hanno figura fisica, al di là di come in quel momento li immaginiamo o li descriviamo, noi manteniamo la descrizione di noi stessi in forma fisica e ci rapportiamo come se fossimo in figura fisica, anche se le azioni hanno scopi figurativi o di energia diversi. Se io devo combattere con un essere di sua energia vitale, faccio a pugni, come farei a pugni con un altro essere umano. So perfettamente che in quel momento non sto facendo a pugni, ma sto emettendo scariche di energia vitale. Ma in quel momento non mi chiedo questo, agisco in base alle determinazioni che dispongono in quel momento. È un po' ripetuto, ma insomma. Quando si agisce in mondi della percezione, si agisce con gli strumenti che ci si è forniti nel quotidiano. Non si può essere paurosi nel quotidiano e coraggiosi nella percezione. Al massimo si può recitare la paura nel quotidiano per mascherare il proprio ardire e il proprio fare. E si può essere coraggiosi nella percezione. Mascherare il proprio ardire nel quotidiano è un atto di coraggio. Chi maschera il proprio ardire nel quotidiano sviluppa delle determinazioni per le quali maschera il proprio ardire. Attenzione a non mascherarlo troppo. Se l'ardire, l'ardimento, il coraggio non si esercita e non si affina, si finisce per rinunciarvi. A volte l'eccessiva recitazione si cala nel cuore dell'essere umano per diventarne parte. La mascheratura deve essere finalizzata al raggiungimento di un intento di cui la mascheratura è parte. Nei mondi della percezione non si può mascherare nulla, sia che si giunga in tali mondi di proposito, sia che ci si capiti per caso. I mondi della percezione degli esseri di sola energia vitale sono attorno a noi, ma noi possiamo giungervi allineando con loro le nostre vibrazioni. In quel momento noi siamo scoperti e costruiamo delle relazioni dove la determinazione per costruirle e mantenere noi stessi viene costruita nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni. E questo per oggi è tutto. Cosa significa tutto questo? Che se io mi trovo in un mondo degli esseri di sola energia vitale, cioè in un mondo oscuro, o in altri mondi della percezione, e trovo gli spiriti, cioè trovo delle coscienze di sé che chiamo spiriti, ma non sono spiriti, sono coscienze di sé che hanno una visione del mondo, e io sono entrato nella loro visione del mondo, cioè mi sono messo in sintonia con loro, sto guardando il mondo con i loro stessi occhi. Cioè mi sono fatto quella coscienza di sé. Per vedere il mondo come lo vede un'ape, devo farmi ape. Cioè devo riuscire a portare la percezione a vedere il mondo come un'ape. Se voglio vedere il mondo come sono gli esseri di sola energia vitale, devo allineare le mie vibrazioni con quello che hanno gli esseri di sola energia vitale. Cioè devo vedere il mondo con i loro stessi occhi.
Però in quel momento io non sono più lo stesso, cioè non ho più la capacità di difendermi come era nella vita di tutti i giorni. La vita di tutti i giorni, se un uomo mi viene addosso, io gli do un pugno. Cioè ho delle capacità di difendermi, ho fatto una ragione, ho fatto un'esperienza, ho dei dati. In un mondo in percezione alterata non ho gli stessi dati. E allora che cos'è che mi può difendere in un mondo di percezione alterata? Mi può difendere tutto quello che io ho messo in atto, le mie strategie, il mio modo di essere, i miei cambiamenti che ho messo in atto nella vita di tutti i giorni. Perché nella vita di tutti i giorni è necessario costruirsi, prendersi in mano la responsabilità della propria vita? Perché questo forgia noi stessi, ma non è che forgia noi stessi soltanto nella quotidianità, ma forgia noi stessi in qualsiasi stadio di percezione, in qualsiasi mondo noi ci troviamo. Uno che sa fare molto bene il karate può fare molto bene il karate in Italia, negli Stati Uniti, in Germania o in Giappone. Perché? Perché ha imparato bene un suo modo di muoversi che in mezzo ad altri esseri umani gli può servire in qualsiasi momento. Chi ha il coraggio, chi ha sviluppato la propria volontà nel mondo quotidiano, può usare la volontà in qualsiasi mondo di percezione. Perché la volontà ha inciso sul suo campo di energia. Per cui essere coraggiosi nella vita di tutti i giorni, prendersi in mano la responsabilità della propria vita, chiamare le cose con il loro vero nome, affinare l'attenzione, essere coraggiosi nell'affrontare le cose è una cosa che ci portiamo dietro in qualsiasi stato di percezione. Al contrario, se nella vita di tutti i giorni ci siamo sottomessi, preghiamo, rinunciamo a determinare noi stessi, rinunciamo a prendersi in nostre mani la responsabilità della nostra vita, bene, anche nei mondi della percezione siamo rinunciatari e anche i mondi della percezione altro non fanno che aumentare il nostro metterci in ginocchio. Questo è in sintesi il discorso generale. Per cui potrei dire, fra virgolette, conviene sempre. Prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, essere coraggiosi, usare le proprie volontà, le proprie determinazioni, essere sempre se stessi. Boh, allora, io qui per oggi ho chiuso quello che dovevo leggere, no? La prossima volta vi parlerò delle interazioni soggettive con tensioni consapevoli di sé. Interazioni soggettive con le proprie proiezioni, le proprie proiezioni, le proprie fantasie, il proprio meccanismo interno che noi abbiamo comunque, e gli dèi. La prossima volta leggeremo e faremo alcune considerazioni sugli sciamani, perché introdurremo gli sciamani. Dopodiché continueremo con lo sciamanesimo, con gli sciamani, come loro vedono la vita di energia, gli spiriti, eccetera, e poi vedremo perché. In molte culture non esiste il concetto del Dio, non esiste il concetto degli dèi, non esiste il concetto di costruzione soggettiva, mentre invece lo hanno alcuni stregoni, lo hanno alcuni indovini. Boh, questo è ciò che noi continueremo. Questo qua sarà regalato sull'altipiano di Asiago, cioè questo scritto sarà regalato a tutti i partecipanti sull'altipiano di Asiago. Ricordo che l'incontro sull'altipiano di Asiago, che è aperto anche ai simpatizzanti, cioè a coloro che seguono le trasmissioni senza ne che necessariamente vengono a partecipare al rito, però devono essere persone che conosciamo, cioè persone che abbiano la loro serietà, ecco. È un rito religioso, cioè ha la finalità di relazionare l'individuo col mondo circostante. Cioè, ha la funzione di portare le persone a dire davanti al mondo: io esisto e io ho degli intenti, io ho i miei progetti, io devo costruire me stessa, che è il contrario del rito cristiano dove l'individuo praticamente si mette in ginocchio davanti al Dio, cioè vende se stesso al Dio. Boh, questo è tutto per oggi. Visto che abbiamo qualche minuto ancora. Vi ricordo che io avevo cessato di leggere ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Ricordate tutte le divinità minori della religione romana, i vari percorsi di stregoneria che erano individuati all'interno della religione romana. Bon, Francesco mi ha regalato un piccolo libretto che lui ha trovato su una bancherella e così sono venuto a scoprire che quello che io ho fatto con ciò che porta a diventare eterni nella religione romana è un'antica sfida che aveva il paganesimo nei confronti dei cristiani. E la sfida fra pagani e cristiani, da un lato, beh, i pagani che avevano le loro pratiche, e i cristiani, questa sfida era portata avanti niente po' di meno che da Agostino, quello che i cristiani chiamano Sant'Agostino.
questo criminale assassino. Bene, c'è un passo preso da, vediamo un attimino, preso da uno scritto di Sto Agostino, che non so da che libro, ma comunque non è importante, dopo tanto lo trovo e ve lo dirò, che parla appunto della sfida che è stata portata in ciò che porta a diventare tardi nella religione romana. Ebbene, vi leggo quello che dice Agostino. I romani credettero opportuno non affidare a una sola divinità la cura della campagna, ma delegarono alla sovrintendenza dei terreni coltivati la dea Rusina, ai gioghi montani il dio Iagantinus, ai colli la dea Collina, alle valli Vallonia. Non sono neppure stati capaci di trovare una sola dea Segetia alla quale affidare una volta per tutte i cereali. Che scemi, guarda, non sottomettono i cereali a una dea, cioè non hanno un padrone davanti al quale sottomettere i cereali. Invece preferiscono preporre la dea Scia al grano seminato per tutto il tempo che resta sottoterra. La sostituirono con la dea Segetia quando gli steli erano apparsi al di sopra delle zolle, preparando la messe per la buona conservazione del grano, ormai mietuto e riposto nei granai, o si rivolsero alla dea Tutilina. Non sembrava forse sufficiente quella segetia per tutto il ciclo del grano, dallo spuntare gli steli sino alla maturazione delle spighe? Perché non una dea sola invece tanti dei? Perché il grano si fa a Dio. Cioè, ogni oggetto della natura che si costruisce ha vari stadi di costruzione e di trasformazione, e questi stadi di costruzione e di trasformazione sono il farsi dea, in questo caso delle spighe, in questo caso della natura. Ma questo non può concepire l'Agostino. Agostino può dire: perché non si sottomettono qui i romani? Perché non sottomettono il grano, non pregano Dio che li faccia venire fuori un buon grano? Magari un Dio qualunque, non so, Segetia per esempio, anziché il mio Dio. Perché tanti? Perché il farsi Dio del grano, e questo concetto per Agostino era impossibile da concepire. Ma andiamo ancora avanti. Né questo poteva bastare a chi evidentemente preferiva un'invasione di dei, sì da vendere la propria miserabile anima a una turba di demoni, mentre si disdegnava il pio congiungimento al solo e unico vero Dio. Cioè, sti qua, sti stronzi, si facevano Dio, costruivano i loro stadi di Dio anziché sottomettersi all'unico vero Dio. Affidavano a Proserpina il grano nel momento della germinazione, al Dio Nodutus i nodi e i nocchi degli steli, alla Dea Volutina il tegumento della gemma. Quando questa cominciava ad aprirsi per lasciare uscire la spiga, allora è la volta della Dea Patelena. Quando la messe raggiunge la fase di crescita in cui spuntano le ariste, interviene Ostilina, detta così perché gli antichi per raggiungere adoperavano il verbo ostire. Al momento della fioritura si fa avanti la dea Flora. Quando il nuovo grano è ancora tutto linfa, allo stato fluido, il dio Lacturnus. Quando matura la dea Matuta, quando lo si miete, cioè lo si stacca dalla terra, la dea Runcina. Ne sto a ricordarli tutti, che mi annoia ciò che a loro non fa vergogna. Ho solo fornito qualche esempio affinché sia chiaro che i pagani non osavano assolutamente sostenere che queste divinità avessero costituito a crescimento e conservato la potenza romana. Esse infatti badavano ciascuna al proprio compito, né alcuna tra loro aveva incombenze esulanti la sua sfera d'azione che non fosse definita con precisione, quando infatti Segetia sarebbe potuta prendere cura dello Stato dal momento che non le era possibile accudire insieme alle messi e agli alberi. In quale occasione Cunina avrebbe potuto interessarsi delle armi se non le era consentito distrarsi dalla culla dei neonati? In quale evento bellico si sarebbe potuto rendere utile Nodutus, la cui attività non arrivava neppure alla difesa dell'involucro della spiga, ma era limitata esclusivamente ai nodi dello stelo? Ciascuno a casa sua dispone del proprio portinaio, il quale, benché sia un essere umano, pure basta svolgere i suoi compiti nella loro globalità.
I romani dispongono di ben tre divinità, Forculus, preposto alle loro aperture dell'abitazione, Cardea ai cardini delle serrature, Limentinus alla soglia. Forculus da solo non poteva custodire allo stesso tempo anche i cardini e il limitare? Cioè, questa era la visione di Agostino. Praticamente quello che Agostino non riesce assolutamente a concepire, cos'è? È il farsi Dio in ogni istante di ogni oggetto che esiste. Cioè, ogni oggetto, ogni essenza, ogni stadio della crescita è un essere Dio, è un passare da una divinità a un'altra. Perché, per esempio, c'è l'essere umano anziché venire prima il feto, poi l'esfanciullo, poi l'essere umano adulto e poi l'essere luminoso. Basterebbe ci fosse solo l'essere luminoso. No, perché la vita è trasformazione, la vita è divenire continuo, è sedimentazione dell'individuo, è costruzione, è un atto di volontà, è un atto di costruire se stessi. E per questo Agostino non riusciva a capirsi un cazzo. Cioè lui era effettivamente un mentecato, ma non era un mentecato qualsiasi, è un mentecato che aveva un solo desiderio, una sola necessità, che è la distruzione degli esseri umani. Questo era. Per cui lui non solo non riesce a concepire a livello magico tutte le divinità che gli stanno attorno, ma non riesce nemmeno a concepire non tanto le divinità come presenza in essere, che sarebbe già una trasposizione del suo Dio, ma non riesce a concepire il farsi divinità di un oggetto o di ogni essere, di ogni coscienza, mentre cresce fondando se stessa nell'eternità dei mutamenti. Bene, questo scontro che è avvenuto allora, e che grazie a Francesco ne prendo atto, insomma, è lo scontro che praticamente viene definito con ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. È ovvio che se tu dici io ho un Dio e davanti a quel Dio metto in ginocchio gli esseri umani, qualunque nome tu dai a quel Dio, sempre in ginocchio metti gli esseri umani, cioè sempre uno strumento di sottomissione e di distruzione degli esseri umani. Sempre, in ogni caso. Diverso è il concetto quando la divinità non è altro che l'essere, la coscienza, la consapevolezza che tenta di costruire se stessa. E quando la consapevolezza, la coscienza tenta di costruire se stessa, l'essere umano la può riconoscere come divinità e la può definire in quanto divinità. E allora definisce stadi diversi della divinità in sua funzione di crescita. Ma questo è il paganesimo. Questa è la filosofia del paganesimo, questo è il concetto teologico del paganesimo, non è il concetto teologico del cristianesimo. Il cristianesimo è un'aberrazione umana, non ha spazio il cristianesimo fra il pensiero degli esseri umani. Il cristianesimo è solo un'onda buia che ha spezzato le trasformazioni all'interno degli esseri umani. Certo che ha costruito condizionamento, ha costruito un condizionamento talmente forte e talmente feroce che ormai la maggior parte degli esseri umani in questo paese non sanno vedere la vita in maniera diversa, non sanno costruire se stessi, non sanno prendersi nelle loro mani la responsabilità della loro vita, devono mettere in ginocchio, devono appropriarsi, devono stuprare, devono distruggere. Questo ha portato il cristianesimo. Devono essere più furbi dell'altro. Questo ha portato il cristianesimo. Quando Wojtyla parla di giustizia giusta, è un concetto talmente aberrante, talmente idiota, talmente micidiale, criminale, che non è neanche definibile. Cioè, giustizia è una cosa precisa nel paganesimo, è relazioni fra poteri di essere. Quando è che diventa giustizia giusta? Quando si tratta di mettere in ginocchio chi non si può difendere. Pronto? Cirillo da Casalbranco. Ciao. Una domanda. Il cristianesimo ti dice che metti in ginocchio gli individui, no? Sì? Però non sei Dio che li mette in ginocchio, perché io non credo che Dio esiste, no? Non sei Dio che mette in ginocchio gli individui, sei individui che crea Dio di fronte ai quali ti piace. Sì, però c'è una descrizione. La descrizione è oggetto in sé. Cioè, la descrizione del Dio biblico mette in ginocchio gli individui. Cioè, descrive un metodo per mettere in ginocchio le persone. La descrizione è oggetto in sé e viene usata per fare delle leggi per mettere in ginocchio le persone. Per cui anche se il Dio non esiste, esiste la descrizione. Sì, ma siccome questa descrizione non l'ha fatta Dio, ma l'ha fatta gli uomini, siamo di fronte a una finzione. Cioè, Sono una finzione d'accordo in buona esistenza. parte. Quindi non dobbiamo lasciar perdere cosa che dice la finzione, dobbiamo osservare scopo recondito, scopo nascosto. Bisogna,
se fermo un'affermazione reale, abbiamo che diciamo non è Dio che ha messo in ginocchio individui. Se individui, se individui che si ha creato un Dio che ha detto che fingendo che questo Dio, cioè è una roba che ha visto individuo, non da, dal punto di vista della Dio. Ragione tu hai ragione. Vero. Cioè dal punto di vista della razionalità tu hai assolutamente ragione. Però questo qua dovrebbe eliminare il concetto di un Dio. Cioè, dovresti riuscire a eliminare fra gli esseri umani il concetto del Dio. Allora sì, puoi fare quel discorso. Sì, ma se prendiamo sul serio una finzione, una menzogna, capisci che quella menzogna ha fatto 700, 800, 900 milioni di morti. Sì, cioè, se dovremmo capire cose come che se non... Cioè, se uno mi dice che... la pubblicità della Villa Arvetta è una roba vera, che è stato il Barone Rosso che è passato ora i frontieri che ha buttato e tirato una manetta dal cruscotto dell'aereo dopo che io i petri che proprio che io, proprio allora, facciamo una cosa, qui è una finzione, mi dico in realtà è una pubblicità che vuol convincere le persone a comprare un orologio. Un attimo solo, Cirillo, io adesso devo mettere giù perché ho finito, sono i ragazzi qua, no? Sì. Comunque io prima di chiudere la trasmissione ti dico le tre scoperte della stregoneria. Sì. Va bon? E dopo eventualmente mi telefono un po' prima, la prossima volta parliamo un po' più a lungo. Ah sì, purtroppo con orario vai orto ora. Mi spiace. Va bene. Va bene. Grazie, ciao, ciao. Allora, le tre scoperte, scusate ragazzi, un attimo solo, mi posso... Allora, le tre scoperte della stregoneria sul Dio cristiano sono queste. Primo, non esiste nessun Dio creatore. Per cui chi dice non esiste Dio ha ragione, perfettamente ragione. Due, la descrizione biblica è solo una descrizione di terrore a cui si attinge delle regole e delle norme per mettere in ginocchio le persone. Questa è la seconda scoperta della stregoneria. La terza scoperta della stregoneria dice... degli esseri di energia vitale malati di morte, in percezione alterata, si spacciano per il Dio creatore, per il loro inviato, per il suo profeta e tentano di mettere in ginocchio le persone che non hanno forza e volontà sufficiente per affrontarli. Queste tre sono le tre scoperte della stregoneria sul Dio dei cristiani. Primo, non esiste un Dio creatore. Secondo, la descrizione biblica serve per sottomettere, per cui va distrutta. E terzo, vanno distrutti quegli esseri di sola energia vitale stagnata che mettono esseri umani in ginocchio per poter usarli come bestiame. Ricordatevi sempre queste tre cose. Per cui è importante distruggere la descrizione, è importante riuscire a ricordarci che non esiste un Dio creatore. Per cui è importante sapere che non esiste Dio, che quella è fatta da uomini. Però è importante sapere che quegli uomini sono stati ispirati da esseri di sola energia vitale stagnata ed è importante sapere che sono tre cose, un triangolo su cui bisogna agire. Grazie per avermi ascoltato. Lascio la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. Faremo una trasmissione leggermente più lunga, dopodiché metterò su musica, parleremo di tante altre cose, farò cose ben diverse. E dopo ricominceremo la trasmissione delle ore 19. Grazie per l'ascolto, io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Poetistica, Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci giovedì prossimo.